La Triennale di Milano ha inaugurato, al primo piano del Palazzo dell'Arte, la Sala Sozzas, che accoglie la ricostruzione di Casalana, abitazione privata progettata da Ettore Sozzas alla metà degli anni 60 e ora aperta al pubblico grazie alla donazione della moglie dell'architetto, designer e scrittore Barbara Radice. A inaugurarla un emozionato Stefano Boeri, presidente della Triennale, che ha raccontato della presenza di Sozzas in tutta l'operazione. Ettore era un mistico. E credo che Ettore avesse imparato a viaggiare nel tempo, quindi io penso che lui abbia fatto una regia, magari semplicemente anticipando tutto, ma c'è la sua regia qua, siamo stati tutti guidati un po' da lui. All'interno di Casalana sono previste mostre ed eventi e intorno ad essa sono già esposte opere di Sozzas sul tema del colore, che in qualche modo fanno da anticipazione a un importante fondo di suoi lavori che sarà parte della collezione del Museo del Design Italiano di Triennale. E l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha voluto sottolineare proprio il tema della relazione tra privato e pubblico. La cosa interessante è che lo spazio più privato e più intimo, cioè la casa, Casalana, diventa lo spazio più pubblico in assoluto, cioè una casa delle culture contemporanee dentro la Triennale di Milano. Ecco, questa è la sintesi dell'emozione che abbiamo provato raccontando un'operazione che è fatta di alcuni aspetti. Il primo, un'attenzione meticolosa, scientifica, filologica di ricostruzione di un monumento dell'architettura del Novecento. Il secondo, la generosità. Generosità della donazione, ma anche della condivisione di un'emozione che scaturisce dallo spazio e poi diventa qualcosa di più vasto, diventa cultura in senso pieno. Oggi c'è questa macchina del tempo che è commovente e insieme potentissima, nel senso che non è solo un viaggio negli anni 60, è un viaggio nella potenza creativa del design italiano, quindi anche un viaggio nel futuro. Bisogna venirci, bisogna star dentro, bisogna capire un po' l'atmosfera che c'è in questo spazio. E oggi la Triennale, con questo nuovo allestimento espositivo, si connota ancora di più all'insegna della propria storia e della propria ricerca culturale.